Buongiorno a tutti e buon lunedì dalla psicologa Silvia. Nel video di oggi parleremo di comunicazione e in particolare di comunicazione paradossale. Cioè vi voglio raccontare di che cos'è quello che si chiama doppio legame e del perché è importante conoscerlo per potersi difendere da trappole comunicative che possono indurci a stare molto male in alcuni tipi di relazione. In particolare modi comunicativi che utilizzano persone che hanno dei problemi di narcisismo patologico. Come sapete, ci tengo molto a darvi dei segnali, dei campanelli d'allarme da poter utilizzare nella relazione in modo da riconoscere, saper farvi accendere un campanellino d'allarme e riconoscere le interazioni sane dalle interazioni non sane o disfunzionali. Bene. Ma che cos'è questo doppio legame? Allora, il nome doppio legame è stato dato da uno psicologo molto famoso che si chiama Gregory Bateson, che lo ha studiato in realtà inizialmente non nelle relazioni di coppia, ma nelle relazioni genitore-figlio in contesti di gravi patologie mentali. Non parlerò di questo, nel senso che è un discorso differente per certi aspetti, ma con un elemento fondante in comune, ovvero questa tecnica comunicativa del doppio legame, di una comunicazione paradossale, ha efficacia solo e soltanto se avviene all'interno di relazioni emotivamente molto importanti e molto significative. Quindi capite perché ha rilevanza rispetto anche a ciò che è legame madre-bambino, perché per funzionare questa trappola comunicativa deve essere messa in atto da qualcuno con cui noi abbiamo un forte legame affettivo, altrimenti diciamo non ci caschiamo, cioè non fa presa. Ecco. Ma come funziona in pratica? Allora, il doppio legame funziona così. Un messaggio dato attraverso un canale comunicativo importante, come ad esempio le parole, e contemporaneamente, attenzione, proprio in modo contestuale, un secondo messaggio che invalida il primo, dato attraverso un altro canale comunicativo importante, come la comunicazione posturale, non verbale, paraverbale, oppure dato semplicemente dai fatti. Cosa significa questo? Allora, significa ad esempio un messaggio di questo tipo. Questo può avvenire anche tra genitori e figli, ma immaginiamolo col partner perché mi voglio concentrare sulle interazioni di coppia in questo video. Faccio proprio un esempio mediato da Bateson, ma calato nel contesto di coppia. Una ragazza e un ragazzo che non si vedono da un po' di tempo, sono fidanzati. Lei lo va a prendere alla stazione, va verso di lui per abbracciarlo. Lui, mentre l'abbraccia, si irrigidisce, oppure una cosa tipica, rimane fermo, ma con le braccia molli lungo il corpo. Allora lei si ritrae, nel senso che comunque la comunicazione fisica è molto forte, noi sappiamo leggerla da bravi mammiferi, sappiamo se quello è un allontanamento o un avvicinamento. Allora lei si distanzia un po' e lui dice a quel punto: non mi sembri molto contenta di vedermi, ti allontani, c'è qualcosa che non va, è successo qualcosa in questi giorni? Hai visto qualcuno? No, mi stavo avvicinando, ma tu sei simpatico e morbido come uno stoccafisso. Io no, anzi io ero molto contento di vederti prima di vedere che tu ti irrigidivi. Allora, è un aspetto importante, cioè visto dall'esterno, da una persona che osserva, ricordiamocelo sempre, quando molte delle nostre amiche, nostra madre, persone a noi vicine che non hanno conflitto di interessi ci dicono: guarda che in quella storia proprio quella persona ti sta raggirando, prendendo per il naso, cerchiamo comunque di farci accendere un campanello d'allarme, perché visto dall'esterno uno dice: ma questo che dice? Cioè era evidente che era lui che era rigido, no? Quando
Quando però invece, ecco la chiave, si è all'interno di una relazione affettiva forte e ci si fida anche, no, in qualche modo del partner e dell'altro, si inizia a dubitare di se stessi. E qui mi collego al fenomeno del gaslighting, cioè della confusione che si può provare all'interno di queste relazioni disfunzionali. Vi faccio un altro esempio, grandissimo classico. Messaggio nascosto: non ti amo. Cioè, il fatto che da parte di una delle due persone della coppia, e perdonatemi, io parlo più spesso al maschile perché il mio mondo mi avvicina di più alle donne. Io lavoro molto più spesso con donne che hanno problemi di narcisismo patologico da parte di uomini, ma ovviamente esistono anche donne con problemi di narcisismo patologico che fanno vivere le stesse cose agli uomini. Perdonatemi, lo declino al femminile per mia natura di donna e per mio lavoro che mi porta più spesso a lavorare e aiutare donne. Allora, messaggio nascosto è: non ti amo. La ragazza chiede al ragazzo: ma tu mi ami? Risposta normale, ditemela voi: sì, se ti amo. No, se non ti amo. Tutto lineare, no? Magari. Il punto è che all'interno di queste relazioni il vero fulcro è assoggettare l'altro e metterlo in una condizione, in un angolo, in una condizione in cui gli sia impossibile prendere delle decisioni, perché se il piano verbale e il piano dei fatti dicono due cose diverse, su cosa mi baso? Suggerimento: no, non mi avvicino che si vedono le occhiaie, no, stamattina. Suggerimento: se avete un dubbio tra il piano verbale, il piano comportamentale o il piano fisico di ciò che vi comunica il vostro corpo, fidatevi sempre dei fatti o delle vostre sensazioni corporee. Le parole si possono aggiustare e girare in molti modi, i fatti molto meno. Allora, torniamo all'esempio: ma tu mi ami? Risposta normale: sì, no. Risposta classica della persona con questo tipo di comunicazione paradossale: beh, se non ti amassi non sarei qui. Allora, è proprio uguale dire: sì, ti amo anch'io, o dire: se non ti amassi non sarei qui? Sembra uguale a livello comunicativo. Io ho fatto dei corsi con il collega Igor Vitale, molto bravo, andate a seguirlo, sull'interpretazione della menzogna, e il non rispondere in modo diretto a una domanda è un grande classico di chi vuole omettere o negare. Cioè, rispondere a una domanda con un giro di parole. Dove eri ieri sera? Eri a casa ieri sera? Sì, no. Eri a casa ieri sera? Mi fai questa domanda perché forse tu pensi che io avrei dovuto essere a casa? Ma perché tutto questo giro di parole? Non puoi dire sì, no? No, perché il dire una cosa in modo semplice ovviamente darebbe la possibilità all'altro di prendere una decisione, di uscire da quest'angolo in cui invece la persona che instaura con noi questo tipo di relazione ci vuole proprio tenere. Quindi, prima risposta, perifrasi, appunto, se io non ti amassi non sarei qui con te ora. Sì, non è che questo spieghi tutto, perché se ad esempio ieri sera eri con un'altra, così come ti hanno visto, vabbè, sei anche qui ora, ma non è che dimostri proprio del tutto che mi ami. Comunque, seconda risposta, altro grande classico: rigirare la frittata o la domanda in termini peggiorativi per l'altro. Quindi: ma tu mi ami? Offeso. Ah, mi fa molto piacere che tu me lo chieda. Cioè, neanche proprio ti fidi. Cioè, se mi fai questa domanda vuol dire che proprio non hai capito niente di me. E si incavola. E si offende. Ma ti offendi perché ti ho chiesto se mi ami? Cioè, bastava dire sì. Magari. Quindi, una domanda a cui una persona ha necessità di avere una risposta
diventa un pretesto per far sentire in colpa quella persona e intanto non si è risposto. Tutta la pancia e tutti i comportamenti dicono di no, cioè la persona si offende come se fosse ovvio, ovvia la risposta: caspita, certo che ti amo. E allora perché non mi rispondi ai messaggi, esci con altre, mi tratti male, sei freddo mentre ti abbraccio, eccetera? E poi però ti offendi quando te lo chiedo. Capite che diventa veramente una situazione impossibile da cui uscire. O no? Perché il modo per uscirne c'è, cioè il modo per uscirne è ovviamente conoscere e comprendere questo tipo di meccanismi per poterli smascherare. Smascherare non vuol dire convincere l'altro. Se voi entrate in un'interazione dialettico-agonistica con una persona con narcisismo patologico, non ne uscirete mai. Ma significa accorgersi, osservare, comprendere che questi meccanismi esistono per potersi allontanare dalla relazione. E come? Perché se l'altro non mi dice mai che non mi ama, se l'altro non ammette mai le cose che fa, su cosa ci possiamo appigliare per uscire dalla relazione? Il mio consiglio è appellarvi solo a voi, cioè a qualcosa di indimostrabile. Guarda, tu tutto bene, tu sei perfetto, eh? Ma io non mi sento a mio agio in questa relazione, non lo sarò io. Quindi nel momento in cui veramente riconoscete il meccanismo, riconoscete che l'altro in questo modo vi assoggetta perché vi tiene in una condizione paradossale, impossibile, dice una cosa e la nega, nega e dice, e i due messaggi sono sempre contraddittori, quindi vi rende veramente difficilissimo capire qualsiasi cosa. Nel momento in cui da queste e da altri campanelli d'allarme vi rendete conto che avete a che fare con una persona problematica, con dei problemi, e decidete di stare meglio per voi stesse e di cercare persone con cui interagire in una maniera lineare, mi sono dimenticata un terzo modo di reagire a una domanda semplice: il silenzio. Il silenzio che dovrebbe essere carico di, cioè, ma tu mi ami? Non dico nulla, come se sottintendessi qualsiasi cosa, e ricordatevi che l'unica cosa che è sottintesa è non sei in grado di affrontare un'interazione dialogica normale. Nel momento in cui decidete di allontanarvi, riuscirete a farlo quando uscirete dall'angolo, cioè dalla necessità che l'altro si smascheri, perché questa cosa non avverrà. Se voi date anche dei fatti, ci sarà sempre una risposta. Andate a guardarvi il video del perché i narcisisti patologici hanno sempre ragione. Quindi la cosa migliorerà nel momento in cui voi deciderete che non importa. Non importa smascherare, non importa che lui ammetta, non importa, importa come state voi, il fatto che voi volete allontanarvi. Quindi potrete dire: io non mi sento più a mio agio in questa relazione. Ecco, io lo sapevo, buona, mi spiace, così, ciao, addio, ciaone, team ciaone come sempre. La maglietta che indosso oggi dice: il miglior modo per predire il futuro è inventarlo, cioè ci sono sempre dei futuri possibili vicino a persone che possono volervi bene e mandarvi dei messaggi congruenti. Se vi dicono che vi amano, hanno piacere di avere la vostra presenza, vi rispondono i messaggi, hanno empatia verso di voi. Non dico che sia facile trovarle o che siano dietro l'angolo, ma dico che il primo passo per riuscire a trovarle nel futuro e migliorare il proprio futuro è allontanarci senza se e senza ma da persone che invece comunicano con noi in modo paradossale, patologico, in modo da annullare la nostra capacità decisionale e la nostra volontà. Bene, spero che vi sia piaciuto questo video, suggeritemi come sempre altri argomenti per i video delle prossime settimane e seguite la psicologa Silvia su Facebook, su Instagram e su YouTube. Ciao!